Ben ritrovati di nuovo su ReviewU, vi vado a mostrare un altro prodotto che utilizzo per il mio Ninebot T22 della Segway. Si tratta di un accessorio secondo me indispensabile. Premesso che io il monopattino non lo chiudo spesso, quindi lo tengo sempre aperto, lo porto anche aperto all'interno del mio appartamento e quindi non ho occasione per chiuderla, però ho acquistato, quando appunto ho effettuato l'acquisto un annetto fa, questo accessorio che secondo me è indispensabile. Si tratta di una specie di fascia di presa di questo materiale, che è una stoffa comunque in poliestere, che come vedete durante l'utilizzo anche all'esterno sotto la pioggia eccetera non ha presentato particolari danneggiamenti o problemi. Si va a arrotolare, come posso dire, ad agganciare tramite questo velcro al braccio al corpo del monopattino, come vedete, la stringete e c'ha una maniglia semplicemente in plastica rigida che vi permette poi, quando lo andate a chiudere monopattino, di portarvelo come se fosse una valigia. Devo dire che, a parte questi filettini che si sfilacciano, ma niente di che, durante tutto questo utilizzo, in questo arco di tempo di un annetto, devo dire che ha fatto veramente il suo lavoro e ve la raccomando. Vi lascio il link in descrizione di Amazon dove potete acquistarla anche voi, e devo dire che la preferisco rispetto a quelle rigide di plastica, che vanno anche un po' a modificare secondo me l'estetica. Questa qua comunque non altera il design del monopattino, è veramente qui così indispensabile secondo me per l'utilizzo, anche quando non so, si va in treno, magari lo si vuole chiudere e spostare, ecco, si va semplicemente a chiudere il monopattino e lo si prende. Quindi secondo me è un accessorio che si potrebbe optare di comprare se si vuole appunto evitare di avere qualcosa di rigido come quelle maniglie rigide, che secondo me vanno anche a alterare un po' il design. Io sono sempre per gli accessori indispensabili e per non alterare troppo il monopattino. Sono andato a mettere poi delle fascette in corrispondenza del velcro, fascette quelle normali da idraulico elettricista, per andare appunto a stringere le parti, non perché questo costituisca un problema, anche perché come vedete il bottone qui per caricare non c'è problema, si mette lo spinotto e non c'è alcun problema, ma più che altro per evitare che qualche magari farabutto venga e lo sfila semplicemente, toglie il velcro e se lo porta via. Quindi in questo caso, se vogliono comunque prenderlo, è facile perché alla fine con una pinza tagliano e via, però sono un po' più disincentivati, diciamo, perché devono stare a togliere le fasce in velcro e tagliare anche i gancetti, e magari se c'è qualcuno lì nei pressi, quel secondo in più può essere, diciamo, non incentivante per andare a fare l'operazione. Quindi un mezzo deterrente in più, e ovviamente non l'ho pagato neanche tanto, non l'ho pagato tanto questo accessorio, quindi anche se dovessero rubarlo non è poi un problema. Io l'ho usato per un anno al di fuori, all'esterno non ho avuto problemi, mentre invece per porta cellulare, smartphone, navigatore, sono andato a effettuare un'operazione che mi permette di non toglierlo più normalmente, ma di sicuro i malintenzionati non potranno sfilarlo, perché sono andato a saldare la vite, il bulloncino al di sotto, da entrambi i lati. Quindi o spaccano, tranciano qui, o se no non riescono a svitare qua e portarsi via questo accessorio. Ma siccome c'è veramente in giro di tutto, di gente che è disposta a rubarti pure un sacchetto della spesa, devo dire che optare per queste piccole strategie non è male. Certo, va detto che appunto non potrò più staccarlo così semplicemente, ma dovrò romperlo, quindi ho deciso di tenerlo fisso e non me ne pento, quindi ho saldato anche qui in questa maniera. Se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela, alla prossima video review. Vi lascio il link in descrizione di questo accessorio, ma anche del navigatore, del porta smartphone navigatore e di altri accessori per il monopattino elettrico.